Salve a tutti ragazzi, sono ZWilix, oggi sono qui con un nuovo video di GTA Online in cui vi mostrerò come esportare veicoli dal single player al multiplayer. Ringrazio Xaven che mi ha aiutato in questo video, infatti vedrete che ci sarà una parte del suo gameplay nel video, perché per fare questo glitch servirà un amico ed entrambi, o meglio entrambe le persone, avranno ruoli diversi. Infatti entrambe le persone dovranno eseguire step diversi e vi farò vedere entrambi i ruoli nel video coordinatamente. All'inizio sembra difficile, però una volta imparato ragazzi è una grande cazzata. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un piace, anche perché ci vogliono solamente 2 secondi a cliccare quel bottone blu. Lasciate un piace alla pagina Facebook, se vi va la troverete nella descrizione di questo video. Inoltre iscrivetevi al canale per altri contenuti. Ok, allora per prima cosa vi mostrerò il ruolo che dovrà eseguire il vostro amico. Praticamente il vostro amico dovrà scegliere un veicolo qualsiasi da uno dei 3 personaggi e quindi possibilmente potenziare al massimo allo Santos Customs. Una volta potenziato al massimo allo Santos Customs deve recarsi allo strip club come vedete nel video. E quindi appunto deve recarsi allo strip club come vedete nel video con il veicolo che voi volete esportare al single player e al multiplayer. Una volta fatto ciò deve parcheggiare dove vedete nel video. Una volta parcheggiato deve effettuare un salvataggio rapido. Quindi una volta che ha eseguito il salvataggio rapido, deve aspettare il vostro step. Ok, quindi cosa dovete fare voi? Voi dovete caricare una sessione sola invito e quindi recarvi allo strip club. Una volta che avete caricato una sessione sola invito e vi siete recati allo strip club, dovete accettare una missione qualsiasi dal vostro cellulare di uno dei qualsiasi personaggi, Lester, Gerald, non importa, accettate la missione, avviatela subito senza cambiare le impostazioni e quindi una volta fatto ciò, una volta avviata la missione, sarete sempre davanti allo strip club. Voi dovete andare nel menu di pausa e quindi andare nel menu amici e invitare il vostro amico. Il vostro amico, una volta che avrà ricevuto l'invito, dovrà organizzarsi con voi, in modo che quando avrete accettato l'invito, voi dovete dirgli quando compare il veicolo. Fategli accettare l'invito e ditegli di andare nelle impostazioni dirette della vostra console, quindi essere pronti a cliccare su connettiti a internet e levare la spunta come vedete nel video. Per le altre console, non credo per Xbox One, penso ci sia un'impostazione apposta, al posto di fare questo step, che ovviamente non c'è, dovrete staccare il cavo LAN dal modem, o comunque sia spegnere modem o router se siete connessi via Wi-Fi. Quando le avete detto che il veicolo è comparso, voi dovrete tentare di entrare nel veicolo mentre lui dovrà levare la spunta su connettiti ad internet, oppure staccare il cavo LAN o spegnere modem router via wireless se state usando altre console. A questo punto riuscirete ad entrare nel veicolo e potrete depositarlo nel vostro garage. Niente ragazzi, detto questo, per favore lasciate un piace, ci vogliono solamente 2 secondi a cliccare quel bottone blu, lasciate mi piace alla pagina Facebook, se vi va la troverete nella descrizione di questo video. Inoltre iscrivetevi al canale per altri contenuti. Da ZWilix è tutto, al prossimo video.